ansiogena la sigla? È un po' ansiogena la sigla. Perché? Non lo so, pom pom pom. Vabbè, dai, andiamo. Le mimose non le ho portate. Le mimose no, io sono allergica alle mimose, guarda, sternutisco. Ma oddio, potevano andare bene i tulipani. Ma costano di più. Bravo. Appunto. La mimosa è stata scelta proprio perché si trova proprio dobbiamo scegliere. Quando si era ai tempi del liceo si regalava subito la mimosa, la compagna del liceo, no? Ragavano alberi di mimose per me al liceo, sì. Non sapendo che ero allergica, certo. E tu che dicevi? No, non mi no, distribuivo alle mie compagne, e io sono molto... A me questa cosa mi faceva ansia, te lo dico. No, perché cosa? Poi era il primo passaggio per stringere Si preparavano, no? Si preparavano. Perché dice prima la mimosa... Figurati se con te ti adescavano con la mimosa. Ecco, già adescare non è proprio il termine giusto. Gesù, a noi no, o no? Sì, hai ragione. Abbastanza selettive. Non mi bacchettare, fai quella solidale femminile. Ma non poi quella... Assolutamente. Ma poi c'era a San Valentino il bacio Perugina. Ovvio, quello era bellissimo. E poi le mimose l'8 marzo. Quello... O si stava insieme oppure ciao. Addirittura? Era una preparazione, così. Come preparazione, mi piaci, ti pensa. Ai tempi della scuola non mi si filavano molto in Calabria. Perché? Perché io ero molto alta, molto magra, molto un nome strano come Ginevra. No, è bella sta cosa, Ero, sei alta. No, sono bella. Un po' più in carne, sono un po' più femminile. E all'epoca, sai, in Calabria andava quella... più formosetta, più bassina, più... poi ero molto più alta degli uomini, quindi... Questa non te la perdono. È stato triste. È stato... No, non me ne importava proprio niente, perché io giocavo a basket, quindi non avevo velleità. In quel momento avevo un'identità più maschile che femminile, quindi andava bene così. Identità sportiva, bella. Identità sportiva, tosta. Sì, molto, molto. E quindi non mi importava. Poi sono andata all'università a Roma e lì, abracadabra... ero considerata la più bella del reame, perché insomma c'erano altri canoni estetici. Vabbè, Roma regionali. È la capitale, quindi devi sentirti, no? Anche più gratificata molto di questa cosa. Molto più gratificata. Questo 8 marzo come lo vivete oggi? Come una cosa... Allora, innanzitutto io mi sono domandata, nel momento in cui ci hai invitate... Perché vi ho invitato? Perché ci hai invitate? Perché io ho visto, sono stata brava, ho fatto i compiti, Quindi ho guardato tutte le puntate dal lunedì di questo nuovo format, Frontespizio, me le sono studiate e ho detto, ma Attilio, perché ci ha invitate? Dopo tanti ospiti di alto profilo, argomenti alti, inviti noi due? Così, vuole dare un taglio diverso. Vuoi completare? No, ha capito, vuole proprio scompaginare quello che è il format. Ma perché vai così... Prevenuta, non sono prevenuta, ma no? Sicuramente no. Non parliamo di politica, no? No, politica no. Politica no, non credo facciate politica. Fronte ospizio diventa oggi. Questa è la battuta. Allora, sono una delle poche che fa ridere Attilio Sabato, di la verità. No, ma tu devi spiegarmi perché sei così... Ma che facciamo noi due? Perché dobbiamo no, me lo sono chiesto in termini no, proprio di crescita, cioè alla quinta puntata tu inviti due ospiti molto diverse da quelli precedenti e dico, Attilio avrà un obiettivo. Vabbè. Ma tu sei una giornalista, una... Sono una piccola collega di Attilio. Tu è una collega. Hai una grande collega. Ben donde di stare seduta in questa scrivania. Io sono un'imprenditrice, faccio del mio meglio. Lo fai benissimo. Faccio tanti lavori. Lo fai benissimo. Sentite, ma com'è cambiata questa Cosenza, l'ambiente, l'immaginario collettivo di questa città? Ma Cosenza adesso, innanzitutto, è una bella città. A me Cosenza, io sono orgogliosa di dire proprio esteticamente che sono di Cosenza. Perché sai, quest'isola pedonale, questi negozi, questo salotto buono appunto che è l'isola pedonale. Un centro storico che, devo dire la verità, ci invidiano tutti. Però, con le sue. Guarda, lasciamo perdere che si apre. Lei ha fatto la scelta coraggiosa vive nel di vivere. No, all'epoca non fu coraggiosa perché era l'era manciniana. L'era manciniana e quindi il centro storico aveva subito un exploit. Io per tornare a casa usavo il pass. Non potevi passare da Corso Telesio senza il lasciapassare perché poi la sera era vivacissimo.
È stato un periodo molto fiorente e sono rimasta lì. Adesso le cose sono molto cambiate per quanto riguarda il centro storico, molto cambiate, però io ci credo ancora. Però ho visto ancora una puntata precedente, pare che si stiano, no? Ah, l'hai seguiti, sì, anch'io sì. L'ho seguita Bianca, insomma, sì. Pare che... Sì, si è parlato, si racconta. Te lo farò sapere se fanno o non fanno. Vediamo subito un primo video che ci introduce subito, ci mette dentro l'argomento, ci cala dentro l'argomento. Lo vediamo? La regia può mandarlo in onda. Adesso parte, Quando dovete sapere che stai zitta, sto parlando. No, consigliere d'Imperio, no, le spengo il microfono, stai zitta, non si... No, consigliere d'Imperio, mi scusi, c'è un rispetto, stai zitta, no, anche no, no, consigliere, mi scusi, ha concluso il suo intervento, possiamo andare avanti. Succede anche questo, no? No, agghiacciante, da pelle d'oca, stai zitta, non si può sentire. Oggi, questa è violenza pura. Violenza verbale assoluta. La violenza verbale ha lo stesso valore di altre violenze. Chiaramente questo è semplicemente da respingere completamente come atteggiamento e ancora siamo indietro. Ecco, la prova è questa. Ma stai zitta, lo diceva un padre a una figlia, no? Sì. Ai tempi. Sì. Un padre a una figlia e se tu intervenivi... Famiglia patriarcale. Assoluta come era la mia era assolutamente una famiglia patriarcale, non potevi fiatare senza avere il permesso del genitore. Succedeva negli anni 70, ma a una collega non si può dire stai zitta nella maniera più assoluta. Eppure è all'ordine del giorno. Poi queste cose si reverberano anche sul web. Se tu scrivi qualcosa immediatamente o fai un intervento di un certo tipo, ti scagliano tutti addosso, no? Come no? Come no? Gli haters, famosi haters. Tu sei una che scrive molto sul web, sì, delle cose molto simpatiche, molto, intelligenti. Sì. Sì. Anche spontanee, devo dire. Sì, sono abbastanza spontanee, ma mi piace perché mi sembra un mezzo espressivo. Sei una provocatrice, aggredisci? Aggredisci nel senso ti senti aggredito? Qualcuno qualche volta ti ha? Sì, ti aggrediscono e come? Specie se sei un po' provocatoria, lo fanno. Quindi anche quella è una forma di violenza brutta perché spesso non sai con chi parli, con chi è il tuo interlocutore, ci sono un sacco di fake. Certi atteggiamenti anche di violenza subdola, quotidiana. Molto. Ma sai cosa c'è? Che venendo da un'educazione molto rigida la nostra, anche molto patriarcale, a volte non hai neanche gli strumenti per difenderti, neanche verbalmente. Quindi è ancora più spiacevole questa situazione, sì. No? Come dovrebbe essere? L'ex presidente dell'Istat disegna questo scenario. Vediamolo. Vediamo. Le donne hanno bisogno di essere messe in condizione di realizzare i propri sogni, i propri desideri, comprese le proprie competenze. Non è maschile. Le donne sono maggioranza del paese. Chi include chi? La parola giusta che bisogna considerare nei confronti delle donne è empowerment e non è inclusione. Quindi non le donne come vittime verso cui dare un po' di carità, qualche posticino qua, qualche posticino là. Le donne non hanno bisogno di questo. Bisogna adottare politiche che mettano in condizione le donne di prendere in mano il loro destino. È condivisibile, ma bisogna cominciare dalle basi, bisogna cominciare da quando i bambini sono piccoli, è proprio la mentalità che deve cambiare. Tu hai sofferto nel costruirti il tuo percorso? Guarda, non particolarmente, io devo dire che devo dire la verità, sono stata una privilegiata, nel senso che io ho scelto di fare la mamma, perché è stata una libera scelta, perché si può anche scegliere di fare semplicemente la mamma, non c'è nulla da dire in questo, sì. Ho scelto di fare la mamma a 23 anni, ero giovanissima, però alle spalle avevo un'impresa che mi aspettava,
capisci bene che non avrei perso il posto di lavoro scegliendo di fare la mamma. Quindi a un certo punto, quando i bimbi sono cominciati ad andare all'asilo, io ho cominciato a lavorare, ma da privilegiata. Oggi non è così. Oggi vai a lavoro, oggi torni a casa e hai da lavorare in casa, che è peggio che lavorare fuori casa, è sicuramente molto più faticoso. C'è il terzo lavoro ormai, perché sai, essendosi aumentata l'età in cui ci si sposa, allora si deve badare a figli piccoli e genitori anziani. Quindi i lavori sono più di tre. E per le donne sono è terribile avere bambini. E non hai aiuto. È terribile, 44.000 donne hanno abbandonato il posto di lavoro, certo, perché non riuscivano a conciliare. E questo è un dato, insomma, preoccupante, che dovrebbe far riflettere a chi dovrebbe pensare ai nostri diritti. E i diritti delle donne sono sacrosanti come quelli degli uomini, e quindi il diritto alla salute, il diritto al lavoro con eque possibilità, con compensi equi, perché le donne continuano a guadagnare di meno. Certo, e quindi a te è stata data la possibilità perché imprenditrice. A te? A me no, ecco, non allo stesso termine, no, assolutamente. Sentiamo no. L'altra versione. Attilio è molto avanti, perché ha una redazione prevalentemente di donne. Quindi è un esempio, diciamo, in controtendenza col brutto quello che, c'è. Sapete quando in Calabria il gap di occupazione tra donna e uomini, quanti sono i punti in percentuale? 23.3%. Sì, pensa a te. Che è molto più alto del resto del paese. Molto, è più alto, la media nazionale è il 18,7%. E non guardiamo in Europa, perché... No, vabbè, ma siamo altre... E tra l'altro leggevo che purtroppo le prime ad essere licenziate quando un'impresa non va bene, quando c'è da fare taglio al personale, eccetera, sono sempre, esclusivamente, le donne. Invece la forbice di stipendi è del 10,7%. Che è sempre importante. Oh, mamma mia. Che è sempre importante. E anche i pensionamenti, la stessa cosa sui pensionamenti, è ricaduta, perché le donne hanno delle pensioni più basse. Ma vi chiedo, ma quando avete raggiunto l'indipendenza economica, cioè attraverso quali percorsi? Perché mi si aggiunge dopo diversi step, no? Per quanto mi riguarda sono una freelance, e tu sai benissimo che vuol dire nel nostro settore tanto bistrattato. Significa lavorare a seconda di chi trovi che ti fa lavorare. Tu hai avuto belle esperienze, però ho fatto Rai, hai fatto tante cose. Hai lavorato alla Rai Puglia, se la memoria, TG3. Ah, no, ho lavorato nel Nazionale, però come redazioni, di intrattenimento. Quindi curavi i testi. Curavo i testi, bravissimo. C'è un'autrice? No, sono i consulenti ai testi, perché sennò poi scatti di livello ti dovrebbero pagare un sacco. E quindi non ti pagano. E quindi non ti pagano, e quindi ti prendono da esterna. Ho capito. Un appello alla Rai. Saresti disposta a trasferirti, poi ti perde Attilio, però. No, però sicuramente ha una sua, si è fatta e una sua no. gavetta, e che continua ancora la gavetta. Sì, devo assolutamente. No, allora io la gavetta, io ho fatto tanti lavori. Tanti lavori, nel senso che mi sono occupata dell'impresa di famiglia, mi sono occupata di agricoltura, perché insomma ci sono dei terreni a Rossano che seguo, e quindi ho diversificato un po', non dico costretta, insomma, poi alla fine ma sono l'impatto col mondo maschile, perché fai l'imprenditrice, no? L'impatto maschile, te lo dico subito. Allora, l'impatto con il mondo maschile, il mio datore di lavoro era mio padre, un maschilista che non ce ne sono altri. E quindi mio padre, papà, scusami, ma è la verità, ti racconto tranquillamente com'era il mondo del lavoro da me nel laboratorio. Entravano i clienti, e mio padre ha lavorato fino all'ultimo, perché io lui posso testimoniare, avrebbe, sono stata una loro... Lui avrebbe desiderato i maschi, figli maschi nel laboratorio. Si è ritrovato, poveretto, le figlie femmine nel laboratorio. E quindi... cosa faceva? Non avendo grande fiducia da maschilista qual era, ogni volta che entrava un cliente nel laboratorio, arrivava lui e diceva: il proprietario sono io, il medico sono io, dite a me, queste sono le mie figlie. Quindi ci siamo dovute conquistare prima la sua stima, la sua fiducia. E poi, non è stato semplice, sai, perché uno pensa, sì, lavori per tuo padre, però... non è stato semplice neanche lì.
E non è facile per tutte le donne questo, eh? Non è facile perché continua ad essere, dal punto di vista della crescita, della carriera, un discorso scarsamente meritocratico. Quindi non sono come Attilio tanti altri, e quindi succede che se non sei moglie, figlia, amante, amica di qualcuno... Questo funziona ancora, no? Funziona ancora. Funziona ancora, sì. Purtroppo, e quindi sì. Dal punto di vista del diritto del lavoro è un diritto ancora parzialmente negato. Questa è una, certo, la fotografia quando istantanea. Conosco. Certo, certo, è così. Purtroppo. Torniamo agli attacchi web, no? Che subiscono anche le donne, specie quando si cimentano in un qualcosa che appartiene, cioè che si immagina appartenere solo all'universo maschile. Da poco anche, parlo del calcio, da poco anche le donne fanno gli arbitri, guardialine. Come no? Guardate questa cosa, è accaduto qui e come web ha trattato questa vicenda. Eccoli. Questa è una guardialine, segnaline, come volete chiamarla, che è andata praticamente a impattare violentemente con la telecamera. Ah, sì, la spagnola. Sì, guardate sì. Un attimo adesso la foto, possiamo vedere l'altra foto cortesemente o mi fate vedere sempre? Non si può vedere. E però c'è la possibilità di vedere i commenti che ci sono stati dopo questa foto che ha fatto il giro del web. O nemmeno le foto, nemmeno i commenti mi fate vedere? La foto era una maschera di sangue. Ma lei tu commenta, tu dici la foto era una maschera di sangue. Una maschera di sangue. Erano commenti assolutamente sessisti. Vai a casa, devi fare. Torna in cucina, occupati della famiglia. Sì, qui non c'è spazio. C'è stato qualche commento sessista che ti ha colpito? A me personalmente? No. Questo ce n'è stato uno poco fa, ma non qui dentro. No, perché qui non può succedere, no, perché non può succedere. No, assolutamente ci mancherebbe fuori. Sì. Io mi ero persa perché ogni volta che vengo a Tendo mi perdo, non so, quindi scendo e mi trovo in una valle sperduta, scendo dalla macchina per chiedere a qualcuno un lo posso raccontare o in televisione. Racconta. In maniera edulcorata, diciamo. Andiamo su Striscia tutt'al più. E niente, quindi passa un camionista e chiedo scusi. E lui scusi per te, dice, ma in dialetto lo dico. Ma quando si è avuta? Io rimango come al solito, vabbè, è un commento che fanno spesso, quanto sei alta, dice. Ma non mi ci basta tutta la notte per te esplorare tutta. Questo è stato. Dopodiché mi ha detto, seguimi che ti accompagno io a te. No, ho detto no, grazie, mi sono ricordata, mi sono messa in macchina e sono entrata. Ed insomma, è veramente quello che può accadere. Adesso sì, stiamo lo ridendo. Stiamo prendendo così, però ma c'è poco di... è veramente, insomma, non lo so. È edificante. Questo è stato insomma L'ultimo commento sessista che è successo. E queste cose accadono ancora. Quindi accadono, così come l'avrai sentito, perché insomma è all'ordine del giorno, quando succedono ancora casi di molestie e se l'è cercata, aveva la gonna troppo corta, il vestito troppo succinto. Ancora nel 2024, battaglie del 68 del femminismo annegano così, cioè si squagliano. Nel 2024 ancora sentiamo se l'è un po' cercata, cioè le donne devono essere libere di potersi vestire come credono, ancora, e sempre di più, insomma, deve esserci questa possibilità. Se ci viene negata vuol dire che ancora qualcosa, nelle campagne dei diritti non va non e ancora va. Non abbiamo raggiunto quello che dovremmo. 8 marzo, le donne, sentite la provveditrice degli studi di Cosenza, Loredana Giannicola. Nella giornata internazionale della donna il mio pensiero va a tutte le donne che nel silenzio della quotidianità rendono omaggio all'essere donna, tracciando con coraggio, forza e determinazione i sentieri della libertà. Libertà dalla sudditanza, da modelli culturali che vedono la donna come oggetto. Libertà da ideologie basate sulla separazione opposizione uomo-donna. Libertà per essere
donna in tutti i contesti sociali, con la consapevolezza di poter ampliare i propri spazi di libertà con la forza dell'intelligenza e della conoscenza. Auguri a tutti noi, donne del XXI secolo. E donne nel XXI secolo ne abbiamo avuto fulgidi esempi, soprattutto in Calabria. E stiamo pensando, credo, alla stessa persona. Ti commuove parlarne? No, mi fa sorridere, cioè mi commuove ma mi fa sorridere perché ho tanti ricordi bellissimi con Iole Santelli. E molto amica sua. Molto amiche, abbiamo passato degli anni stupendi all'università, vivevamo insieme nella stessa casa a Roma, in via Contessa di Bertinoro stavamo, una casa, devo dire che una casa molto accogliente, ma ci avevano dato i genitori e avevano fatto bene il minimo indispensabile, quindi avevamo un televisore. E così si fa. Un televisore in bianco e nero che per guardarlo lo scaldavamo col phon. E io le avevo una macchina, avevo una macchina che ci avevano concesso lì a Roma, già di per, insomma, ed era un gran lusso. Era un gran lusso. Se tu alzavi i tappetini di questa R4, era bucata. Hai presente i Flintstone? Era un classico dell'R4. questa due cavalli dell'R4. Cosa ti ha lasciato? No, Iole mi ha lasciato. Innanzitutto con Iole io ho scoperto la solidarietà femminile. Davvero l'ho scoperta in quegli anni. Avevo 18-19 anni perché Iole era amica delle donne. Iole aiutava le donne, proteggeva le donne. Aveva, non l'ho mai sentita criticare un'amica, parlare male di un'altra donna, non entrava neanche in competizione con le donne, cercava sempre l'alleanza, con gli uomini sì, grandi competizioni, con le donne mai, verissimo, sempre l'alleanza. Io le ravolava nello studio, scusami se mi dilungo un po' su questa donna straordinaria, lavorava a quei tempi nello studio di Tina Lagostena Bassi, l'avvocato delle donne, si faceva chiamare Tina, sì, Lagostena, la chiamavano, e lei rispondeva al telefono rosso, lei stava 8 ore al giorno al telefono ad aiutare le donne in difficoltà. Lei, a parte che è stata la prima firmataria, quindi avanti anche, una donna avantissimo per la legge sul doppio cognome, e nelle carceri femminili, andava sempre nelle carceri ad aiutare, e faceva ristrutturare queste stanze dove le mamme incontravano i figli. Senti, ma parliamo di una sensibilità superiore. Parliamo di una sognatrice, sì, di una visionaria nel senso buono del termine. E ti voglio dire un'ultima cosa, ti giuro, poi non parlo più, però su Iole la devo dire. Iole è una cosa molto personale, non ho detto neanche alle sorelle forse. Iole, quando si è ammalata, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto: Ginevra, ho paura di non avere più sogni, di non riuscire più a sognare. Iole, dopo che si è ammalata, Iole è diventata governatore della Calabria, altro che non aveva più sogni. Fulgido esempio per chi si ammala, si può fare ancora tutto, si può diventare chi vuoi, puoi raggiungere qualsiasi sogno. Però devi essere una persona di spessore. E devi essere forte. E devi essere fortissima. Si può fare. Quindi, perché il dolore ti segna. Si può fare, sì, ti segna, ma lei ci è riuscita. Ecco, da quella frase. È fortissima. Guarda lei com'è forte. Ma infatti ci sono donne che appunto hanno avuto questa esperienza e ne sono uscite anche più forti. No, quindi, sì, per forza. Un'esperienza tragica, la sua esperienza tragica pure. Sono momenti difficilissimi. Certo. Li devi vivere come una parentesi che si apre, ma che sai che si chiuderà. E trarre tutto quello che di positivo c'è in momenti del genere, perché ci possono essere dei risvolti positivi anche nella malattia. Assolutamente sì. E lei ne è un fulgido esempio. Lei, ma che io credo che però ognuno di noi ha attraversato un momento di sofferenza, no? Ognuno si porta dietro di paura di non riuscire a fare le cose che aveva programmato di fare, no? Sicuramente. Vedi come un impedimento. Però le donne, io penso che da questo punto di vista, sono vicine alla vita, sono vicine alla possibilità di nascita, quindi hanno quell'elemento in più, quella forza in più che obiettivamente i maschi, ecco, quello è un gap. Si chiama resilienza. Non possono superare. Noi siamo più fragili. È la famosa, siete più fragili, donne, sì. Ma anche quando tu lo vedi anche
quando diventa, cioè quando la coppia, no, finisce perché un uomo magari diventa vedovo, l'uomo non ce la fa a reagire, la donna invece reagisce, ce la fa anche a vivere da sola, l'uomo no. Prima della pubblicità sentiamo l'8 marzo, per esempio, di chi è impegnato nelle istituzioni. Abbiamo scelto la sindaca Santo Stefano di Rogliano, Lucia Nicoletti, sentite. Sono di lui. La festa della donna è tutti i giorni, perché la donna non ha bisogno di essere, di avere riconoscimenti e di avere una festa, perché è protagonista, protagonista a vari livelli, occupa posti di rilievo in tutti i settori, ma li ha ottenuto sgomitando, combattendo e facendo emergere quelle che sono le capacità. E nonostante quello che occupa la figura femminile all'interno dei svariati settori, dall'industrializzazione all'imprenditoria, al commercio, alla politica, nella magistratura, a tutti i livelli, nonostante questo, però, oggigiorno purtroppo assistiamo, leggiamo, sentiamo, vediamo che ci sono violenze costanti e continue, abusi, omicidi, e non sappiamo quello che nelle mura domestiche ancora tante donne, tantissime donne subiscono. Questo ci deve indurre a farci riflettere e a farci capire la figura femminile che cos'è. Riflettiamo perché l'8 marzo sia tutti i giorni. Allora, siamo tornati in diretta. Che ne pensate? Bello. No, si pensa così. Sì, siamo molto a nostro agio, sì, mi pare, sì. No? Io dico, Madonna, chissà che succederà. Invece no. Carinissimo, ci tieni? Ti eri preoccupata, ti eri preparata, fai vedere no, tutti i fogli. No, ero preparata, queste sono deviazioni professionali. Brava. Che vai a fare? C'è del professionismo, direbbe no, Fiorello. No, ma io scrivo dappertutto, guarda, non scrivo solo sulla carta igienica, per il resto scrivo dappertutto. Che rapporto avete con i social? Tu, vabbè, tu hai un rapporto... Ma anche lei ce l'ha buono, eh? Sì, io li uso molto, devo dire. Ma che ci... che immetti in questa piattaforma? Positività, i tuoi pensieri, sempre i tuoi... positività, ringraziamenti quando c'è da ringraziare, li uso molto per trasmettere gioia, c'è una cosa che mi piace fare, mai per criticare, mai per demolire. Quindi costruttivo. Assolutamente costruttivo, assolutamente costruttivo. Tu sei una provocatrice, sì. Sì, ma non provoco gli altri, è che voglio un attimo, certe volte dico, chissà, io la penso così, ma gli altri? E allora scrivo una cosa che può essere, può scaturire, può far scaturire una discussione. Ed è un test interessante, perché poi si profilano, no, proprio alcuni follower che agiscono sempre nello stesso modo, altri che invece ogni tanto così arrivano, poi spariscono. Hai mai dovuto bloccare qualcuno? Allora, io ho la bacheca aperta, il che sta a significare che sono aperta a leggere e a far leggere tutto ciò che scrivo. Poi però mi rendo conto che è uno strumento che non tutti capiscono, perché questa possibilità di scrivere a tutti, ad alcuni li fa impazzire. Senti, Suave, le leggi che oggi, come sono state... promulgate, no? Per consentire alle donne di vivere la loro vita, secondo te, sono giuste, sono precise, vanno in questa direzione o c'è da cambiare qualcosa? Allora, c'è sicuramente da cambiare qualcosa, c'è sicuramente da migliorare. Il mio è un punto di vista di una persona libera, quindi ci tengo a dirlo questo. E non lo dico per sovrastrutture, per forme di preconcetti che ho, no. Si può fare molto per la tutela di tantissimi diritti, specie quello che riguarda l'ambito della sessualità, perché comunque non è giusto che ancora c'è questa visione
mercificata di noi donne, non è giusto che ancora tutto il mondo del marketing giri intorno a questo. Io capisco che vendiamo, tra virgolette, ma non è giusto che veniamo utilizzate così, anche perché in ragazzi di generazione, insomma, fresca può essere mal interpretato, e a me sembra che siamo andati anche un po' indietro rispetto ad anni fa. C'è un, a proposito di libri, visto che si chiama Frontespizio, c'è un libro che tratta proprio questo argomento che si chiama Specchio delle mie brame. L'hai letto? Specchio delle mie brame? No. E tu leggi tutto, pensavo che... No, vabbè, è più al femminile. Ed è un libro che spiega proprio come... la bellezza sia ormai, siamo schiave ormai di questa bellezza, no? E quindi come sia un po'... Ma la bellezza aiuta? Aiuta, sì, senz'altro aiuta. Però aiuta, ma non deve essere... È un biglietto da visita. Sì, questo è, sì. È un biglietto da visita, poi se rimane solo la bellezza non concludi niente lo stesso. Però sicuramente è un biglietto purtroppo da visita ancora oggi, e ancora oggi in molte professioni, mentre un tempo la bellezza era prerogativa di chi faceva televisione, piuttosto di chi facesse la modella, solo di determinati diciamo mestieri, sempre per quanto riguarda la donna, che poi l'uomo poteva essere anche brutto, in televisione ci andava lo stesso. Adesso ti richiedono l'estetica anche in la bellezza, anche in tanti altri mestieri. Insomma, è sicuramente un valore aggiunto fra una bella intelligenza. Però a me non piace il modello, scelte, capito? Che ancora adesso nel 2024 imperversa e va avanti a livello di donna, perché abbiamo visto tutti il Festival di Sanremo, cioè non è possibile che ancora il modello vincente è quello boudoir, no? Cioè, se vuoi essere d'effetto, sei donna, devi stare comunque molto discinta, ecco. Secondo me questo non... io non sono una bacchettona, non sono una bacchettona. La cosa, tutti questi modelli che si inseguono. Fa parte anche un po' di quel discorso che hai detto prima, la libertà di potersi esprimere come meglio si vuole. Però non deve essere il mezzo grazie al quale tu raggiungi determinate cose. Quello poi è da stabilire, è difficile. Un discorso è fatto espressivo. Allora, torniamo alle leggi. Sentiamo Ornella Nucci, che è la presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza. Lancio questo messaggio dalla Presidenza dell'Ordine degli Avvocati. Qui oggi abbiamo una bella mostra organizzata dal Comitato Pari Opportunità sulla evoluzione normativa in favore delle donne negli ultimi 100 anni. È stato certamente un percorso ad ostacoli, ma è stato possibile grazie alla tenacia, alla forza, alla competenza, alla passione di tante donne. Ecco, questi sostantivi sono tutti declinati al femminile, perché non ci sia più la celebrazione di una sola giornata in favore delle donne, ma che questa festa si celebri tutti i giorni. Occorre che accanto a questi sostantivi non ne dimentichiamo un altro, questa volta di declinazione al maschile, il rispetto, perché è solo così che si può raggiungere realmente la vera parità tra uomo e donna. E poi ricorderei che io ho avuto una grande fortuna, quella di avere due genitori che mi hanno concesso pari opportunità di studio rispetto a quelle concesse a mio fratello, perché non dimenticherei che la prima forma di libertà, il primo strumento di libertà per una donna è quello di affrancarsi da una condizione di sottomissione, e può farlo solo attraverso lo studio. Buona festa delle donne. Beh, la famiglia è fondamentale, sì, no? Sì, la famiglia è fondamentale. Sì. Ti deve sorreggere, ti deve supportare, ti deve mandare avanti, deve credere in te. E la stima e la fiducia dei genitori in un ragazzo sono fondamentali. Darti la possibilità di realizzare i tuoi sogni, di studiare quello che vuoi studiare. Ma conta più la passione o la determinazione? Cosa pesa di più quando si raggiunge? È certamente al 50-50, io dico. 50-50, assolutamente. Ci vuole essere, la passione, ci vuole la determinazione, ci vuole la passione. Sai ci che vogliono c'è entrambe. Che la, ci vogliono entrambe. La passione, secondo me, chi è determinato, soltanto determinato, poi manca di quella intelligenza emotiva che ti fa arrivare all'altra persona, di quell'empatia che ti fa arrivare all'altra persona. Chi è solo determinato? Chi oltre a... Solo la passione non porta a niente, devi essere anche determinato, insomma, ti fermi presto solo con la passione. Allora facciamo passione, conoscenza e determinazione, va bene? Sì. Va bene. Sì. Sono siamo d'accordo. I tre passaggi necessari, i tre elementi necessari per raggiungere
gli obiettivi che ti sei prefissato. Ma qui in questa dimensione, in questa regione che è un po' così, no? Gravata da mille problemi, il merito. Il merito credo che c'è molto poco c'è di merito in quello che si, insomma, qui è un po' dura. Quindi ancora, i rapporti, emerge siamo solo indietro, col merito. Siamo indietro. Quindi i rapporti? I rapporti sono fondamentali. Sì, sono fondamentali. I rapporti, ma funzionano solo qui o i rapporti, le conoscenze funzionano ovunque? Funzionano ovunque, ma qui sì, il dato è ancora più... alto. Sì. Sì. Decisamente esponenziale. Sì, qui è fondamentale. Cioè, ti ricordi la vecchia espressione, no, calabrese? A chi ne appartieni? E quello, in quello c'è tutto. Chi sei? Chi sei? A chi ne appartieni? Tutto c'è dentro. C'è l'appartenenza di famiglie, di storie, di potere. E quindi se non appartieni, e per una donna è ancora più, diciamo, forte il discorso, sei una mina vagante. Ma una donna per farsi largo qui, che deve fare? Bastano no, formazione, per... passione, determinazione? Basta guardare i dati in uscita, no, della nostra regione. Perché se ne vanno? Se se ne vanno, c'è una motivo fuga di cervelli non da poco dalla nostra regione. Sì, continua. No, allora guarda, ti posso fare un esempio proprio di donna che conosciamo entrambi, che se n'è andata da questa regione e che stimiamo entrambi, Anna Falcone. Anna Falcone è vive a Roma. Anna Falcone qui non è, io lo dico, lei potrà confermare, non è riuscita ad emergere. Anna Falcone, parliamo di una costituzionalista, di una donna intelligentissima, di una donna colta a 360 gradi. Tu con Anna Falcone sì, la seguo su di puoi martedì. Parlare di, anche di astronomia, e lei sa parlare di astronomia. Io conosco Anna da quando eravamo piccolissime, io giocavo con le Barbie, lei leggeva Il Piccolo Principe, mi diceva leggi Ginevra Il Piccolo Principe, no, mi dava buoni consigli, eh? Sì, no, mi secca, infatti siamo un po' diverse. Lei è una super donna, è un'altra super donna che se n'è dovuta andare, non è riuscita ad emergere. La prossima volta che la intervisterai o che la intervisteremo, glielo chiederemo. Si è lanciata? Sì, si è lanciata. Si è già proposta, quindi, è già quindi dentro. Praticamente le conoscenze, le amicizie, i rapporti, sì. Indipendentemente se hai qualità o meno, o devi avere la qualità, le qualità devi averle. Sono casi fortuiti in cui la qualità corrisponde anche alla spinta, ecco. Non è necessario, non è fondamentale. A parità di qualità vince chi ha la spinta, cioè questo è il discorso. È vero, è così. È inutile che ci giriamo intorno, purtroppo è così. A parità di qualità, io mi voglio augurare, se poi vince chi ha la spinta, chi è più scarso, questo purtroppo... Basta guardarsi intorno. No? Quindi esempi non mancano. Ma non qui No, dico esempi... Non qui, no, non qui. Esempi non mancano, insomma, no? Non mancano, assolutamente. Siamo persone per bene, quindi noi parliamo solo delle nostre cose. E la politica c'entra qualcosa? La politica è fondamentale, muove ancora. Nel raggiungere certi obiettivi. Assolutamente. Qui muove ancora molto. In Calabria muove tantissimo, secondo me. No comment. Perché? Sì, perché secondo me io te devo dire quello che penso, è fondamentale. È fondamentale. No, puoi dire quello che pensi. Se devo dire quello, è un'appartenenza politica, è fondamentale, a seconda della politica di turno. Ma l'ideologia funziona, no? No. L'ideologia è svuotata nella maggior parte dei casi, nel 2024 è svuotata. Io trovo che ci siano alcuni che sono assolutamente complementari e invece sono di partiti completamente diversi, quindi non... Assolutamente sì, io credo ormai, io sono la prima che non crede più nell'ideologia politica, che sono la prima ad essere una persona apolitica, ma credo nelle persone, credo in determinate persone. Poi capita che questa persona sia di destra, capita che quest'altra persona sia di sinistra. Io posso andare sia a destra che a sinistra. Questa è una tua valutazione personale, certo, è giusto. A seconda della persona che io stimo. Certo. Quindi effettivamente la persona oltre l'appartenenza. Oltre l'appartenenza. È un discorso sano che lei fa sulla base appunto delle sue conoscenze ed è giusto che lo faccia. Allora, in Calabria le donne che
occupano il ruolo di capo dell'amministrazione sono l'8,2%. La media in Italia è del 15%. Appunto, è nelle giunte le donne sono 29%, la media nazionale è del 43,5%. E quindi ancora... Mentre le consigliere elette arrivano al 28,3%, la media nazionale è al 33%. Dati dobbiamo aggiungere qualcosa. Questo è il senso. Dati alla politica. E dimmi chi ti porta, ti dirò chi sei. Chi ti porta in politica? Te l'hanno mai chiesto di candidarti? A me sì, tantissimo. Però non l'ho mai fatto, perché ognuno deve fare il suo. Destra e sinistra. Hai capito? Caro. Che pensi? Hai detto no. Ho detto assolutamente no, perché non mi sento competente. Quindi non l'avrei mai fatto. Sempre per la storia del Piccolo Principe? Sempre perché non ho letto il Piccolo Principe, se no mi sarei... Ma è un caso isolato, eh? Sì, è isolato. Ragazzi. E lui ne vede tanti, quindi lo può te dire. Te l'hanno pure chiesto di candidarti? Mai. Non te l'hanno mai chiesto? Mi è stato chiesto, ho declinato perché non mi sentivo adatta. Però hai contribuito dietro le quinte. Sì, no? Sì, vabbè, ma per il lavoro. Per no? Il lavoro, è chiaro. Io pure ho contribuito dietro le quinte, ho seguito Iole per tantissimi anni e proprio seguendo lei che ho capito che non faceva niente. Non hai mai chiesto un incarico? No, figurati, gratuitamente la seguivo. No, vabbè, ma con Iole era una cosa... Sì, no, assolutamente. Era una persona fuori dagli zero. Stemmi. Guarda, veramente, cioè, eppure è stata quello che è stata. Avrei potuto chiedere l'impossibile, ma non me l'avrebbe concesso perché io ero una persona retta, quindi non l'avrebbe fatto. Ha ragione. Quindi non glielo avrei mai chiesto, solo perché era retta. Se fosse stata una... No, scherzo. Nemmeno tu l'hai fatto, però. No. Eh? Sentiamo questa presidente invece della Confagricoltura, Paola Granata, le donne imprenditrici in agricoltura, le difficoltà che hanno, ma che guardano all'8 marzo con una fiducia. Con molta fiducia. Vediamo. Più donne decidono di intraprendere l'attività agricola non più per ripiego ma per passione. Abbiamo ormai acquisito una maggiore consapevolezza in quello che è il nostro lavoro. La sicurezza alimentare è fondamentale e noi produciamo cibo, quindi la nostra attenzione è sempre più rivolta all'innovazione nelle nostre aziende che porta ad una maggiore produzione di cibo con meno sperpero delle risorse naturali. L'agricoltura rappresenta un settore vitale per l'economia del nostro paese e le donne si pongono l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e di continuare in quella che è il processo di sostenibilità per quanto riguarda la produzione di cibo. L'imprenditoria femminile è cresciuta moltissimo negli ultimi 10 anni, arrivando a un dato positivo che è del 31% di aziende condotte da donne su un totale di oltre 16.200.000 aziende. È un dato rilevante anche nella qualità delle aziende che vengono condotte al femminile, in quanto risultano essere molto più professionalizzate ed impegnate sempre di più nella sostenibilità e nello sviluppo del settore primario. Vorrei sottolineare che molte donne impegnate in agricoltura hanno partecipato in prima persona alla marcia dei trattori, alla protesta messa in atto al mondo dell'agricoltura. Ma l'imprenditoria agricola femminile è in grande ascesa. Ai tempi di mia madre, perché mia madre aveva una piccola azienda agricola che ho ereditato su Rossano, e come donna forse c'erano solo lei e Paola Granata, quindi io conosco Paola, è una donna ingambissima e avantissimo. E non era facile, non era assolutamente facile. Adesso siamo in tante, siamo veramente in tante e in gambissime. Infatti lo diceva. Sì, siamo tantissime e io conosco molto bene quelle della fascia ionica. Chiunque ha un piccolo appezzamento giardino, di terreno, il famoso giardino. Bravo, uno pensa in giardino, una cosa invece sono Corigliano, giardini, Corigliano, di arancini, mille alberi, certo, zona di Corigliano Rossano, è tutto mandarini, arance, olive. Quindi... Faresti l'imprenditrice? E in Calabria non lo so, perché vedi, lì c'è una tradizione familiare. Sì, c'è una tradizione familiare. Allora c'è una forza dietro. Ne ho
neo-imprenditrice, non lo so, forse perché non ci ho mai pensato, non è mai stata, però noi donne in questo settore secondo me possiamo fare tanto, perché poi c'è un po' una struttura, c'è questo, sì, ci appassioniamo. Siamo multitasking, sì, vedico, laboratorio, azienda agricola, si può fare no, ma poi c'è cose. Un discorso proprio di passione, di cura, del dettaglio, di controllo, è bello questo. La competitività all'interno di un nucleo familiare tra moglie e marito esiste secondo voi? Cioè scatta la competitività? Dipende dall'intelligenza del marito. Ma scatta la competitività? Può scattare. Non sempre, ma scatta. Io conosco persone in cui scatta e persone in cui non scatta. Che, io, ma per se esempio, scatta la competitività... Ma nello stesso ambito? Sì. Anche in ambiti diversi. Anche in ambiti diversi. Nel senso, non è che devono lavorare nello stesso... Uno ottiene 100, l'altro ottiene 40, sì, ottiene 30, ottiene 20. Beh, sono pochi comunque gli uomini può che favoriscono. Sì, che certo, sì, che sono, crea degli attriti. L'uomo non accetta mai di essere... Ma quasi mai, ci sono delle rare eccezioni, di essere superato dalla compagna, di essere economicamente soprattutto parlando. E di volerla anche valorizzare, diciamo. E non la, ecco, e non la, e sicuramente... La dipendenza economica della donna quanto la limita nel suo tantissima percorso? La dipendenza, sì, economica dall'uomo. Ah, dall'uomo. Io non potevo immaginare ancora in Italia una donna su quattro dipende non ha un conto corrente. Addirittura. Ma in Calabria, sì, in Italia, in Italia, quindi dipende Italia dall'uomo. Questo insomma dice tutto, no? Beh certo, ti limita totalmente. Sì, perché non hai sei autonomia, completamente, certo, asservita, è quasi come un datore di lavoro. Quindi dal punto di vista dell'autonomia, insomma, è scarsa anche per quindi, questo. Quindi la libertà viene meno, cioè la libertà di... Beh, viene meno, anche un po' mentalmente viene meno, comunque, non lo so, poi la sempre forza, dipende... La forza, il potere viene determinato anche da quello in un equilibrio di coppia, è no? Sempre meglio che tu abbia una tua indipendenza, sì, economica, per anche non uguale, anche più bassa, ma per poter dire a un certo punto sai che c'è, anche ciao, e non fa niente, no? E quindi è importantissimo, anche per la tua libertà. È così. Io immagino quanti momenti, per esempio, si vivono di sofferenza all'interno del nucleo familiare in situazioni come questa, quando la donna magari dipende, certo, totalmente dall'uomo e non per riesce... Per quanto ci siamo entrambe divorziate. No, assolutamente. No, vabbè, non dire queste cose tristi. No, perché non mi pare che la viviamo come un dramma. No, insomma. No, la dipendenza, dico la dipendenza io. La dipendenza in quando... generale è una dipendenza anche economica, certo. È quella, quando c'è la dipendenza economica... Nei menaggio funziona anche così, certo. Viene meno la libertà personale. Esattamente. No? Così come si cresce, per esempio, in politica, utilizzando la cultura del bisogno anche, no? Assolutamente, è sempre stato fatto e continua ad essere così. Molte carriere si costruiscono così, sì, con un bacino di potenziali elettori che vivono una condizione di disagio e di difficoltà. Ah, certo. E quindi c'è chi coglie l'attimo e ti aiuta e si in fa il suo pacchetto difficoltà dei voti. Ah, certo, è così. Guardate un attimo invece, adesso vi faccio vedere chi... primario di cardiologia dell'ospedale di Paola, che è Maria Teresa Manes, cosa dice sull'8 marzo? Quale occasione migliore per celebrare questa giornata così importante per il riconoscimento dei diritti delle donne è quella di invitare loro a prendersi cura del proprio cuore. Come presidente dell'area cardiologia di genere della Società Scientifica dei Cardiologi Ospedalieri Italiani, penso e ritengo che sensibilizzare le donne al proprio rischio cardiovascolare sia un dovere morale per tutti noi sanitari, anche perché, come sappiamo, le malattie cardiovascolari hanno un'elevata mortalità e morbilità, soprattutto nel sesso femminile, anche se di questo le donne non hanno percezione. Quindi invitiamo tutte le donne a rivolgersi ai propri sanitari, ai propri cardiologi, per identificare il percorso di prevenzione più corretto per loro e soprattutto per riuscire a rilevare quei sintomi che sembrerebbero inizialmente poco importanti, invece potrebbero risultare fatali.
ha utilizzato questo spazio per lanciare un messaggio importante, secondo me, che è quello della prevenzione. La prevenzione è fondamentale. La prevenzione salva la vita, la prevenzione ne dobbiamo parlare perché è importante, ma durante il periodo del Covid non si è potuta fare prevenzione, si è innalzato l'indice delle persone malate che si sono ammalate. Che avevano bloccato tutte un aggettivo, come l'avete vissuto il periodo del Covid? Devo dire, all'inizio pensavo di viverlo malissimo. Poi non lo so perché, che cosa è successo, ho raggiunto uno strano equilibrio, non lo so che cosa era successo. Cioè, il fatto che a livello naturale avvertissi tutta quella quiete, quella situazione surreale, non mi è dispiaciuto. Certo, all'inizio è stato tragico. No, bene, ho continuato a lavorare perché si continuava a lavorare nei laboratori, quindi andavo. Poi ho risparmiato tantissimi soldi perché non uscendo la sera e non avendo cose, negozi chiusi, eccetera, mi sono ritrovata anche più ricca. Quindi, no, è stato un momento anche per imparare a cucinare perché non sono una perfetta cuoca e quindi ho imparato. La generosità dei sentimenti funziona nell'investimento nei rapporti amicali? Essere generosi nei sentimenti. Ne parlavamo giusto ieri, sì. Quindi ti do la parola per la tua esperienza personale. È importante. È importante. È fondamentale. Devo dire che la generosità deve essere così, deve essere scevra di aspettative. Perché nell'amicizia è così. Bravo. Devi farlo fine a se stesso, per il piacere di essere amica di qualcuno, di darle fiducia, di averne lei, se si tratta di una donna, e lo devi vivere così, senza aspettative, perché insomma... Delusioni amicali? No, sono stata fortunata, sono una donna fortunata. Delusioni amicali? No, io ci sto cercando di pensare, devo dire la verità. Vabbè, quindi no, evidentemente no, non è rimasto niente dentro, no? Tu sì, però no. Non lo diciamo. No, allora no, ho avuto, vabbè, ma questo è un fatto di carattere, l'abbiamo, secondo me un po' l'abbiamo avute tutte, però... Vabbè, ma passano. E poi devo dire che... Non me le ricordo. No, e poi questo fatto della rivalità femminile è una cosa che ho sempre rifiutato, cioè non... La competizione, sulla quale un po' i maschietti ci giocano anche, quindi... Sempre tu no, per esempio. No, amici più amici maschi o donne? No, indifferentemente. Io più amici maschi. Ho sempre avuto più amici maschi. Da piccola avevo la mia identità di genere, era maschile da piccola. Perché da piccola, fino all'adolescenza, ero una sportivona, quindi mi trovavo bene con i maschi. Sempre perché mancava il piccolo principe. Sempre per colpa di Anna Falcone. Allora, carina, siamo in chiusura, vi ringrazio, Già, sei stato bene. Peccato. Grazie a te, grazie a te, è stato molto piacevole e speriamo che insomma questo sassolino... Li rivedrete presto. Sì, va assolutamente. Bene. Grazie. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.